Ciao a tutti, sono il vostro Chris della Chiesa Evangelica di Vicenza e oggi siamo qui vicino, di fronte meglio, a questo albero che rappresenta un po' il periodo natalizio, le feste natalizie, ecco. Ma la cosa importante, sì è vero, ci sono i regali, c'è la famiglia, il mangiare insieme, il bere insieme, lo stare insieme, ma la cosa più importante è che bisogna ricordarsi che cosa si dovrebbe festeggiare, chi si dovrebbe festeggiare. E il punto è il Signore Gesù. Questo è molto difficile da comprendere perché finché si parla della morte di Gesù sulla croce è un conto, ma quando si parla dell'incarnazione di Gesù, questo diventa molto difficile anche perché razionalmente parlando è impossibile comprendere come Dio si sia potuto rendere uomo, anche uomo. Questo è il mistero dell'incarnazione. Mistero in greco significa proprio qualcosa che va al di là della nostra comprensione razionale. Come può infatti Dio essere contemporaneamente anche un uomo? Razionalmente parlando non è possibile, ma il mistero dell'incarnazione dice questo, che la parola eterna di Dio, mediatrice della creazione, cioè attraverso la quale Dio crea e Dio disse sia la luce e luce fu, diventa carne, diventa un essere umano e non diventa un re come noi possiamo pensarlo in questo mondo, non va a palazzo di Erode, ma diventa un bambino piccolissimo, nato come qualsiasi altro bambino, ma concepito in un modo straordinario, attraverso lo Spirito Santo, attraverso veramente questo soffio di Dio che ha adombrato questa ragazza, Maria, e ha permesso appunto la nascita, il concepimento e la nascita di questo miracolo che si chiama Gesù, che è la parola eterna di Dio che è scesa in questo mondo per farsi come noi in tutto, eccetto che nel peccato. Perché? Perché il suo compito era quello di liberare noi da tutto ciò che ci allontana da Dio. E per fare questo è stato necessario proprio Dio stesso che si incarnasse e divenisse uomo. Ma queste feste, questo periodo natalizio, non vogliamo solo ricordare i regali, le famiglie, come dicevamo prima, e tutto ciò che c'è di contorno, ma vogliamo ricordare qual è il centro e chi è il vero festeggiato, cioè Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, il nostro Signore, Dio divenuto carne. E allora questo è un invito per te. Natale che non sia solo regali, ma che sia veramente Dio che entra nel tuo cuore, che vive nel tuo cuore, che prende dimora nel tuo cuore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, pienamente uomo e pienamente Dio. Fai questo salto di fede, accoglilo nel tuo cuore e vedrai che la tua vita cambierà completamente. Avrai la vita eterna e avrai una speranza per il futuro. Soli Deo Gloria. Amen.